Va bene, ragazzi, come volete voi. Volete nuovi video su questi meme? Nuove reazioni? E va bene, me lo state dicendo in tanti. Farò come volete voi. Oggi andremo a reagire ad altri meme. Dopo tanto tempo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Patata Rossita e oggi siamo in una nuova reazione. Me l'avete chiesto in tanti, ma quando dico in tanti, davvero in troppi. Ma finalmente lo avete, come avete chiesto voi. Ma prima di iniziare, mi volevo scusare perché non ho fatto né video né venerdì né sabato. Ma me l'hanno copyrightato per via di una canzone che avevo messo. Ma quindi ho cercato insomma di recuperare questo video oggi, martedì. E non solo, ho una cosa in più. Dato che siamo davvero vicinissimi ai 200 iscritti, siamo a 196 iscritti da quanto sto facendo questo video, vi volevo chiedere, stiamo facendo uno speciale, chiedetevi sotto i commenti qualcosa che volete vedere voi nello speciale, insomma. Quindi scrivetelo sotto i commenti perché potremmo prendere qualche idea e ripescarlo. Ma adesso direi di incominciare con i meme. Andiamo! Direi che partiamo abbastanza bene, dai. Diciamo che come posso definire questa foto? Non lo so, questa è arte e basta. Questo foto è l'onniscienza in una foto, in un disegno. Direi che incominciamo da Dio, e veramente nel vero senso della parola. Da Dio, questo è una sorta di Gesù. Con la faccia di Togo, credo, non ne ho idea. Ma sì, direi che incominciamo con Dio letteralmente. Patata ieri, We Are Illuminati, gameplay, video con Togo. Patata oggi, Clash Royale, vlog, video con Pizza. Allora ragazzi, lo so, calmi tutti, ci sto lavorando. Sto facendo anche una serie con Togo che presto arriverà. Ma a proposito, parlando di Togo, vi devo dire una questione importante. Togo se n'è andato dai TPA. Ah, calmi, calmi prima di scrivere sotto i commenti perché, cosa è successo e prima di incazzare. Ne parlerò in un video con Paperino e Pizza in un TG Patata. A parte. Ora vi volevo dire che comunque sia non vuol dire che non essendo più nei TPA non farò più video con lui. È ovvio che comunque sia alcuni video li farò con lui, se ci sto preparando pure alcuna serie, è ovvio che farò ancora video con lui. Poi, invece, per quanto riguarda il gameplay, We Are Illuminati, Pokémon Quest, sì, li riporterò. Sto preparando la prossima puntata di Pokémon Quest, che arriverà tra venerdì e sabato di questa settimana, quindi il prossimo video. E sì, quindi anche per quanto riguarda We Are Illuminati, credo che lo riporterò, non definitivamente, ma credo che lo riporterò. Infatti con We Are Illuminati l'ho preso, poi l'ho lasciato, l'ho preso e poi l'ho lasciato. Ho fatto un miscuglio strano, insomma. Ma riporterò anche We Are Illuminati. Invece per quanto riguarda altre serie gameplay, tranquilli, stanno arrivando anche quelle. Non mancheranno ovviamente, non farò solo vlog, l'ho già detto. Forse gameplay in questi ultimi giorni farò un po' di più, ditemi anche se appunto vi piacciono, che io riporti insomma queste tipologie di cose, ma sì, quindi sì, ritornerà. Ragazzi, che dire? A questo punto mettete tutti come vostra password Tommo Patata Israel, è la migliore. Voi assicurate, se mettete Tommo Patata funziona contro tutti, qualsiasi cosa del mondo. Contro tutto, se soltanto se voi mettete la Tommo Patata. La Sopi Paperino è per sfigati, la Tommo Patata è. C'è niente da fare, ormai la Tommo Patata è rigogliosa a fare altre ship.
tranne la pizza Togo che ormai si è annullata per via che Togo se n'è andato. Quindi povero Pizza si ritrova senza una chip. Ma la Tommo Patata rimane ancora ancorata al primo posto. E non penso che nessuno lo superi, almeno che la nuova chip con pizza che probabilmente voi farete. E adesso che dico di chip con altre persone, vi volevo dire anche una bella cosa. C'è un nuovo membro dei TPL. Allora, ve lo farò mostrare in un video a parte insieme a Tommo su Among Us. E vi dico solo che per ora il suo nome è Yamadarki. Ve lo dirò appunto, ve lo farò mostrare, presentare, diciamo, in un video a parte insieme a Tommo. Però vi posso dire solo questo. Diciamo che ne abbiamo perso uno, ma ne abbiamo preso un altro. Eh sì, lo so, è andato via piangendo con lacrime. Eh sì, è stato un vero problema. Poi con la foto di Trump ci sta benissimo. Comunque, ragazzi, fatemelo dire. Cioè, questa foto per me la metto fra i miei preferiti. Questa foto davvero diventa fra i miei preferiti perché non tanto per la descrizione sopra, ma per la foto di Trump. Cioè, davvero. Ma c'è davvero stato un momento in cui Trump era così? Cioè, wow. Pia, la gang migliore di sempre. Mamma mia. Guardate che gang! Pizza, Rio, Tombo, Paperino e Festo! Sofì io! Che gang, mamma mia! Questa va fra i miei preferiti. Speciale 20 iscritti, speciale 100 iscritti, speciale 200 iscritti. Allora, bisogna vedere ancora come andrà lo speciale 200 iscritti. Del resto ancora non l'ho fatto, dato che ancora non sono neanche arrivato a 200 iscritti. Quindi potrebbe essere addirittura peggio dei 20 iscritti? Chi lo sa. Vi dico solo che per noi verrà una cosa fighissima. Poi ovviamente dovrà piacere a voi e non a noi. Però vi dico già che sarà qualcosa di epico. Saremo ovviamente tutti TPA. Tommo, Pizza, Paperino, Rio e Festo, eccetera, eccetera. Siamo tutti quanti. Faremo qualcosa davvero di epico. Vi dico solo che c'entra un tantino videotest. Non faremo una schifezza come quello, ovviamente, del mio primo video, ma c'entra qualcosa con quello. Vi dirò solo questo. È una tortura ormai, non c'è niente da fare. Con la tipo staraltro è. Ormai è una tortura per Sofì e non ne uscirà salva, sicuramente. Ormai la Sofì Paperino è inondata da persone che la vogliono vedere ovviamente con Paperino. Non so se questa cosa accadrà mai, ma se accadrà, sarà la cosa più divertente e strana nello stesso momento. Patata oggi, patata ieri. Ok, stesso monologo di prima, con quasi la stessa meme. Ve l'ho già detto, torneranno tutti questi gameplay. State calmi e tranquilli, che vedrete che ritornerò magari come nel passato. Infatti, voglio fare questa sorta di esperimento per vedere se i video che facevo tanto tempo fa vi piacevano. Infatti, porterò giochi, per esempio, Roblox e Minecraft insieme, quel video tanto tempo fa, non so se lo ricordate, quello probabilmente lo farò insieme a Togo perché in due o in più persone è meglio. Vedrò se vi piacerà Among Us che ultimamente stanno portando tutti gli youtuber, e che se non porti Among Us o Fall Guys se non sei un vero youtuber, porterò anche Among Us. E poi porterò serie che portavo davvero agli inizi che neanche avevo 20 iscritti. Cioè, serie come Frag Pro Shotter. Non so se ve lo ricordate. Quei video saranno almeno di, che ne so, 5 mesi fa, anche 6 mesi, massimo 7. Cioè, riportarlo sarà qualcosa di epico. Sto preparando invece challenge che pazzesche su Clash Royale, quelle non mancheranno mai. Clash Royale ci sarà sempre, ormai è il gioco fisso che devo fare almeno una volta ogni tipo 3-4 settimane.
Ma per il resto, tutti questi video torneranno. Ragazzi, basta mandarmi queste meme, perché state tranquilli che ritorneranno molte cose. Questa è vera, ragazzi, questa devo dire che è vera. Cioè, io quando mi preparo, vedo, vado scattante, dico tutto, perfetto, poi preparo il video, dato che penso che dai, so già tutto, incomincio a fare. Nel video mi blocco, non so le parole. Cioè, cos'è successo? Mi blocco istantaneamente, come se il mio corpo si bloccasse. Se tutto si bloccasse. Cioè, sul serio, questa cosa è vera, voi non potete capire. È qualcosa di reale. Io non so perché. Forse quando ho scoperto che Togo se n'è andato. Oh mio Dio, è bellissimo, ma c'è una cosa. Questa è una JoJo Reference! Chi lo sa, del resto si sa, il Togo è una creatura mistica, diciamo. E quindi lui dovete sapere che oltre a essere omnicosciente, è anche omnipresente. Forse è in questo momento qua, come potrebbe essere in questo momento in Cina o in America. Lui è da tutte le parti. Ovunque voi andate, ovunque voi vi nascondete. Lui è per spiarvi nel mentre siete nudi e nel mentre che lui si masturba, voi magari vi state facendo la doccia. Il Togo è una creatura mistica. Non lo so. Credo che non ci sia modo per liberarti. Del resto c'è qua già prima degli umani. Ci siamo fatti l'abitudine del resto. Il loro paese è in Africa, come si può ben vedere. E vengono da là e conquistano tutto il mondo. Poi il Togo colossale. Più o meno ci sono Toghi altri anche 15 metri. Peggio di Attack on Titan, volte si cibano anche delle parti basse delle persone. È tipo una sorta di Tokyo Ghoul e Attack on Titan insieme, ma ormai ce li abbiamo. Questo è il mio subreddit preferito, Ciuccia Pizza. Chi vuole fare disegni erotici su pizza venga con me. Family friendly, non mi abbandonare. La gang, ragazzi, il ritorno della gang. Guardatela, scintillante, con le loro teste alte almeno 15 chilometri quadrati, insomma, esseri omniscienti. I TPA sono esseri omniscienti, peggio di Togo, ma Togo è anche omnipresente, quindi poi quella razza ormai mistica non la può superare nessuno. Ma guardate, guardate con quale divinità noi ci appoggiamo, noi la gang dei TPA battiamo tutti e tutto. Anno da piccolo. Ok, questa va dalle mie preferite. Non so, dimmi te One sul Discord se è vera questa cosa, ma se è vera, questa diventa la mia preferita. Perché è bellissimo. Io mi sto immaginando One da piccolo tutto. Ed è qualcosa di epico. One, dimmi se è vero perché ci farò anche un disegno. Questa cosa è epica. La faccia di Togo nel suo funerale. Potrebbe essere vero, come non potrebbe essere vero. Nessuno ha mai visto il vero volto del mistico Togo, ma so solo che questa foto è qualcosa di epico. Ma questa foto è anche qualcosa di inquietante. Cioè, ragazzi, la foto, cioè, mio Dio, è inquietante comunque sia. Sia divertente che inquietante, non si può decidere fra i due, ma sicuramente è una figata. Mettere Togo, creare la teship su pizza. Ragazzi, lo so,
Lo so, è un compito difficile, non so che scegliere, sono qua ancora a scegliere. Non so, davvero, voi che mi scrivete sotto i commenti, non lo so, non ne ho idea, ma so che devo andare. Questa è una decisione importantissima e devo prenderla con davvero rispetto per i confronti di Tizza, che probabilmente arriverà ad uccidermi. Sento già le sue voci, devo andare, mi spiace, ma non ho più tempo. Allora ragazzi, sistemato la cosa con Pizza, è tutto a posto, ma vi volevo dire una cosa importantissima, i meme sono finiti. Quindi direi patate, se questo video vi è piaciuto lasciate like, magari commentate anche, ovviamente ricordatevi di iscrivervi, accendere la campanella per non perdere altri miei video. E da patate, rossite è tutto, ciao!